Il futuro delle Maline Cesi è un futuro sostenibile, ecologico, è un futuro nel quale i cittadini, i leccesi, ma non solo, anche potenziali nuovi turisti, si riappropriano di un territorio di straordinaria bellezza, lo fanno in sicurezza, contrastando il rischio idrogeomorfologico, e lo fanno per fruirlo, per iniziative sportive, culturali, per un turismo sostenibile. Insomma, è uno spazio che deve pienamente far parte della città di Lecce, che non può offrire soltanto memoria storica, barocco, monumenti storico-culturali del suo centro storico, ma deve offrire anche il suo enorme capitale paesaggistico, ricchissimo di bellezze naturali e anche storico. Penso alle Torri Costiere, all'Idrovola di Frigola, al Molo di Adriano. I cittadini si devono riprendere i loro spazi e l'amministrazione comunale, per favorire questa riappropriazione, ha riconquistato lo spazio del governo del territorio, che in 50 anni è sempre mancato a Lecce. Grazie. Ma il futuro è già iniziato, nel senso che il mare di Lecce è diventata una precisa identità, ma avendo l'amministrazione fortemente insistito perché Lecce venisse considerata città del mare. Siamo partiti con la scelta di inserire i nostri oltre 20 km di costa nel piano di rigenerazione urbana. Abbiamo definito e destinato investimenti per l'infrastrutturazione primaria, reti idriche, reti fognanti, reti gas, wifi. Abbiamo candidato la trasformazione del nostro paesaggio costiero nella sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo con il governo nazionale, ricevendo un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro, di cui 30 solo per le marine, che costituisce la prima vera pianificazione strategica con finanziamenti certi che la città ha avuto sul nostro mare. Stiamo agendo per assegnare anche finalmente qualificati e riconosciuti sistemi di approdi sia su San Cataldo che su Frigola. Ecco, crediamo che finalmente anche nella consapevolezza diffusa dei leccesi e di chi a Lecce non è nato ma viene qui e conosce la nostra terra, si possa apprezzare lo straordinario valore del nostro mare e della nostra costa. Avremo questa scaletta che... Grazie Sindaco, buongiorno a tutte e tutti. Parco naturale di Rauccio, che camminano insieme ma...